Ok, allora, cosa facciamo adesso? Abbiamo finito la nostra posa, andiamo a salvare la nostra scena. La salviamo con un altro nome e direi di chiamarla, io l'ho chiamata Mandela Pose 01. Salviamola ed esportiamo ogni oggetto in OBJ per tornare in Maya. Perfetto, quindi la testa, la giacca, i vestiti, eccetera. Torniamo in Maya, quindi. Perfetto, il mio personaggio arriva direttamente in posa come l'abbiamo esportato. resta il discorso che mi avevano chiesto alcune persone, come faccio a dare uno spessore agli oggetti tipo una camicia, un colletto che abbiamo modellato solamente così con una faccia sola. Quindi andiamo a risolverlo subito, isoliamo il nostro oggetto, in questo caso la camicia, selezioniamo tutte le facce, così, ed andiamo ad estrudere le facce. Spostiamo pian piano la freccetta, così occhio, abbiamo ottenuto il nostro bordino. Se da ZBrush arriva così con le facce dure, andiamo sotto Normals e premiamo Soften Edge e abbiamo la visuale della nostra mesh soffice. Dunque, noi adesso abbiamo completato la costruzione della scena per quanto riguarda il nostro obiettivo, che è il rendering. Abbiamo quindi tutti gli oggetti abbastanza complessi, come possiamo vedere. Non sono ideali per il rig, ma sono ideali per il nostro scopo, quindi il rendering, in quanto abbiamo ogni oggetto con una quantità di dettaglio abbastanza elevata. Perfetto. Ora direi che possiamo cominciare la creazione delle texture direttamente in ZBrush. Se noi andiamo a controllare ogni oggetto sotto l'UV Editor, io spero che voi abbiate sistemato per bene tutte le UV, perché adesso non è che possiamo più spostarle. Ormai quello che è fatto e dobbiamo andare a creare le nostre texture. Dunque, dimenticavo, per quanto riguarda l'occhio che avevamo creato prima, come fare? Quando avete portato tutti i vostri oggetti nella scena Maya, prendete quell'occhio e createne un gruppo, poi lo duplicate e portate l'altro occhio dall'altra parte, spostandolo e mettendolo nella posizione corretta.